Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora raga, come potete vedere è buio, sembra sera ma in realtà sono le 7 del mattino. Adesso noi partiamo perché tra poco abbiamo l'aereo, quindi preparatevi perché in questo video vedrete tutto. Ok raga, adesso stiamo per salire sui bus che tra poco partiamo. Nelson, vieni qua, va? Carico. Buongiorno! Sono carichissimo, non avete idea, raga, non ho mai viaggiato, questa è la prima volta, sono carichissimo. Cosa ne pensi dell'aereo? Ho paura, sembra un po' lucattuto, però... Loro sono già cariche stamattina. Raga, Jackie! Stiamo per partire e niente. Sei pronta? Sì, ma però freddissimo. Qualcuno ha paura dell'aereo? No, tu? Guidi tu? Hai paura dell'aereo? Ok. Hai paura dell'aereo? Io sono un aereo. Nelson, ti lancio la sfida. Devi dichiararti a Giorgia. Dov'è? Sali, sali. Giorgia! Come sei bello, Giorgia! Vai, Nelson! Giorgia! Ho aspettato questo giorno. Mi si vede? Sì. Vuoi tu sposarmi? Ma cosa è successo qua? Raga, c'è Nelson che ti sta dicendo. Amore, hai sonno? Sì. Però sei scatenata, vero? No. Come no? Non sei carica? Sì. Allora, siamo appena arrivati all'aeroporto. Ho ansia. Ci puoi cercare moglie. Don, siamo pronti per il volo? No. Giallo? Io guido. Sì, vabbè. Tra poco ci dovrai fare una magia, lo sai, vero? Lo sai, vero? Qua abbiamo due modelli. Wow. Raga, stiamo entrando. Gianlu, sei carico? Carichissimo. Ok. Ragazzi, guardate chi ci ha raggiunto. Eccola qua. Buongiorno. Buongiorno, è appena arrivata. Buongiorno. Mezza addormentata. Vuoi aggiungere qualcosa nel video? Cosa nascondi dentro quella valigia? È un segreto, fra, lo scoprirai. Che segreto? Lo scoprirai. Lo scopriremo, ok, per adesso non ci dici nulla. Ok. Ok, stanno cercando di fare le foto Tumblr ai biglietti. Tu mi devi un Mac, eh? So. Oggi? Oggi ti do un Mac. A Barcellona. A Barcellona. Ci hanno appena raggiunto. Ok, raga, siamo al gate. Rex, facci vedere un balletto. Rex, ballaci la tua canzone preferita. La mia canzone preferita? Vado. Vai. Vai, se. Ok, siamo saliti sull'aereo. Manca poco, raga. Manca pochissimo, raga. Io ho ansia, Anch'io. Hai ansia? Un pochino, raga. Ho paura di... Un po' tutti. Sto cercando di capire lo spagnolo, ma non sto capendo nulla. Io capisco tutto. Lui capisce, quindi adesso ci dirà tutto. Tra 10 minuti partiamo. Dice che abbia un buon viaggio. Ok. Mo sta parlando inglese. Manco quello sono capace. Quando arriva l'italiano, manco quello. Abbiamo 2 ore di viaggio, tra l'altro, raga. Ah, ha detto che puoi usare il telefono solo in modalità aereo. Ok, non ce l'ho in modalità aereo, però adesso lo metterò. Raga, loro hanno un botto di ansia, sta per partire. Si sta muovendo. Bri, non parla più. Io ho smesso di parlare, sto zitto, faccio prima. Già, non hai ansia? No. Nulla? No. Ragazza coraggiosa. Non sono pronto. Siamo pronti. Ok, è partito. Oddio. Oddio. È stato bello, vi ho voluto bene. Bella, raga. Porco. Ma che cazzo? Oddio, raga. Siamo in volo. Guardate, sto... Cioè, sembra che stia piangendo, ma in realtà ci hanno dato delle cicche che ci fanno lacrimare. Ok, adesso Gianlu chiederà... Chiedo alla hostess se posso usare il Bluetooth col telefono, perché non so, magari non si può. In spagnolo. In spagnolo. Quindi, vedremo. Perdon, vorrei hacerle una pregunta. Se vuoi usare Bluetooth nel cellulare o... Se vuoi usare Bluetooth nel cellulare o... Sì. Se vuoi, grazie. Bravo. Raga, stiamo per scendere, manca 10 minuti ma io non sento più nulla, hanno malissimo le orecchie e non sento proprio nulla. Anche Asia la stessa cosa. Raga, letteralmente non sentiamo più nulla. Bellissimo. Raga, finalmente siamo arrivati. Vi faremo vedere dove stiamo andando. Finalmente! Sì! Catenati!
scrunch. Niente. Vabbè, sei bloccato. Tu sarai il mio amico delle mille avventure qua. Il mille delle qua, mille. Qua che per adesso non possiamo dire dove. Già. Perché in aereo, vi giuro, era l'unico che sentì. Contate che abbiamo fatto video in aereo, raga, questa è la professionalità. Siamo sul bus in Spagna. Donde estás, mio amico? Nelson! Ragazzi, siamo quasi arrivati. Sono loro due che stanno cantando da un'ora. Sto godendo tutto un secondo. Bello? Ragazzi, stanno cantando da un'ora. Finalmente hanno smesso. Siamo finalmente arrivati, adesso stiamo scendendo. Siamo appena arrivati, ragazzi. Guardate qua. È bellissimo, una figata assurda. Sei contenta? Troppo, lo sto realizzando. Ragazzi, abbiamo appena finito di fare il check-in. Finalmente siamo in hotel, adesso vi faccio vedere tutto per bene perché è veramente bellissimo, è assurdo. Lì c'è Auri che sta tipo registrando, guardate qua, guardate qua. Guardate qua, raga. Guarda, dimmi se non sembra un videogioco. Cavolo, però è vero, eh. Vai. Tira su. E adesso entriamo in stanza. Questa è la stanzetta. Ragazzi, questa qua è la vista dalla stanza. Bellissima comunque. Veramente. Ore! Stiamo andando a mangiare. Ragazzi, ma guardate, è un bellissimo posto. Vai, corriamo! No, hai il freno? Ho i freni. Hai i freni? Guardate qua. Qua stanno succedendo cose strane comunque. Ma tu cosa ci fai sulla mia ragazza così? Cioè, guarda, si sta mettendo sulla mia ragazza. Ma io posso vedere le scene così? Ok, raga, stasera è il suo compleanno e ci siamo vestiti così. Abbinati. Ho preso anche il papillon, così siamo abbinati. Veramente tanta roba il suo vestito. Tu invece di complimenti non me ne fai, quindi... Ce l'hai. Lo sapevo. No, grazie. Comunque adesso ci spostiamo perché andiamo in un altro posticino per festeggiare il compleanno di Auri. Tra poco vi farò vedere tutto, quindi preparatevi perché stasera... Casino totale. Tutti vestiti eleganti oggi. Chi c'è qua? Chi c'è che si nasconde? Chi c'è? Hola! Tanti auguri, Auri! No, aspetta, non si dice perché... Aia. Questo video verrà pubblicato nel futuro. Ah, ok. Quindi tu già anticipi tutto, ok, ok. Certo. Vabbè, non ha tutti i torti. Terzo, facci vedere il tuo outfit per bere. Ehi, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Oggi mi difendo. Ok, oggi si difende. Oggi, beh, difendo. Vestito bene anche lui, eh. È proprio bravo. Comunque, se è mia moglie, vi voglio far conoscere mia moglie. Vai, chi è tua moglie? Facci vedere tua moglie. Saluta. Ah, sei moglie. Ah, mamma. Nelson, facci vedere il tuo talento più grande. Questo. Vai, tantara tan tan tan. Guarda il tempo con la sopracciglia, guarda. Si vede. Laura, cosa ne pensi? Non ti innamorare, non ti... Cioè, oh, Laura, se si mette il giacchettino di... È vero! Oh. I demoni, il ritorno dei demoni! Si stanno guardando... Bacio! Bacio! Partiamo dal sopra. È storto? È un pochino. Un pochino. Così? Ci okay. Pensa Nelson. Il mio migliore amico. Il papillon l'ho preso apposta per Auri. Per essere abbinato come lei che l'ha in fondo. Non l'avevi preso per me, scusa. Vai, fai vedere le scarpe per bene. Che questi c'è. Sono il pezzo. Ma che scarpata, mamma mia incredibile, ragazzi. Basta, chiudiamo che è troppo. Raga, comunque sono già andati via tutti. Siamo rimasti in 3 o 4 che facciamo l'ultimo viaggio per andare verso la casa. Tra poco vedrete tutto, quindi state molto ma molto preparati. Vai Nezzino! Vai, spacca tutto! Ehi! Ehi! Sì, Nezzo! Ehi! Ehi! Lo sai, no? No! No! No, bro! Siamo in Spagna! Vai! Ehi! Sculaccialo! Samara! Fagli vedere come si fa!
Ma cosa sta combinando la mia ragazza? Nelson! Ma cosa ci fai con una scarpa attaccata? Io sto cercando a Cenerentola. Eccola, fra! Signore, scarpa! Ergi, cosa sta succedendo? Guarda Nelson! Rexy! Vai! Siamo carichi? Sta WAP dove è sparita sta WAP? Perché vuoi la WAP tu? No, no! Perché vuoi la WAP? Mi raccomando ragazzi, mi raccomando, usate Abi Rocket Evolution dalla mattina alla sera, infatti tutti al massimo. Ti amo. Ti amo. Io posso, io posso essere il tuo Shakira. Mamma mia, come se la balla! Bro, ma cosa sta succedendo qua? Bro, 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 non l'hai visto, lo so. Ma stavano cercando addosso. Frate, c'è qualcosa che non quadra. Risolviamo la situa. Non va bene qua. Andiamo a ballare noi? No, ma ballare Rio? Andiamo. No, frate. Tu ma vai. Per questo numero ho bisogno proprio della festeggiata. Fate molta attenzione. Mazzo di carte, penso che tutti le conoscete, no? Vi chiedo di leggere il mazzo di carte. Voglio provare a fare una cosa con tutti per vedere se siete tutti concentrati, no? E metti la mano destra davanti. Facciamolo tutti, mano destra. Guardate bene la mia mano, eh. 1, 2, 3, alzate l'indice. Ma quello è il pollice! No. Okay, alcuni ci sono riusciti. Metti la mano così, ok? Stringi forte questo sacchetto. Lei ha un sacchetto in mano, di cui solo io conosco il contenuto. Adesso vado da Mura. Dov'è Mura? Sono qua. Ecco. Sacchetto di cui nessuno conosce il contenuto, soltanto io. Mazzo di carte composto da tutte carte diverse. Quello che devi fare adesso te è molto semplice. Dimmi stop quando te la senti. Va bene qui dove mi hai fermato, va bene per tutti? La prendi, la guardi e la fai vedere bene a tutti tranne a te. Ok? Credo sia il dolce di cuore, mi sa. Ok? Adesso voglio che prestate molta attenzione. Io qui ho un blocco dove sopra c'è scritto frutta, perché su questo blocco ci sono scritti tanti tipi di frutta diversa. Alla prima pagina abbiamo l'arancia, poi abbiamo uva, abbiamo mora, melograno, tutti i frutti diversi, papaya, ok? Confermo, kaki. Il tuo compito sarà quello di prendere il blocco in questo modo, aprire un punto e spiare il frutto che c'è scritto. Punto e leggi il frutto, tienilo in mente, ce l'hai? Abbassa e urla il frutto. Mera, mera! Dall'inizio di questo gioco... Aurora aveva un sacchetto. No. Di cui nessuno conosceva il contenuto. Adesso ti chiedo di aprire il sacchetto e di spicciarne soltanto il contenuto. Spiccia. Perché
signore e signori artigiani del segreto. C'è esattamente. Ok, è uscita la mela, proprio il frutto che lui aveva visto sul blocco, fra tanti frutti diversi. Ma forse manca ancora qualcosa, chi me lo ricorda? La carta! No! No! Lo stai combinando? All'interno della mela... No! No! No, raga! Non ci credo! Aurora, qual era la tua carta? L'otto di fuori. All'interno della mela c'era esattamente l'otto rosso. No! 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 Un discorso al volissimo, dato che sto per consegnargli il regalo. Allora, so che il suo sogno è sempre stato quello di andare in America. E... sì o no? No! Oh, sono quasi due settimane a New York, quindi... prima di fare il regalo, dato che c'ho ansia nell'aereo, no? Ho visto le ore di viaggio, ho detto... Posso controllare se è giusto? Perché piangi, Giù? Perché piangi? Scappa. Oh, che bella che sei. Ti mancano solo i giorni da scegliere. Scegliamo insieme. Raga, le condizioni sono queste. Sto aiutando lei a portare il vestito perché riesce. Ergi, com'è possibile che Giulia dorme? No, raga. Stai parlando sinceramente. Io li ho conosciuti più, cioè un anno fa, Appena li conosci capisci subito che sono speciali. Appena li conosci capisci subito che sono persone vere, che si fanno veramente volere bene. A distanza di un anno io non me l'aspettavo di essere invitato, dico la verità. E mi sono commosso quando mi hanno invitato, perché appunto ho pensato, allora magari in quelle due settimane che siamo state insieme ho lasciato qualcosa. E voi avete lasciato qualcosa a me, perché veramente è un mondo di bene. E volevo dedicare questa canzone, che la conoscete, quindi ora. Ricordo ancora quel tuo troppo detto, ho seccato un mio pazzo e siamo usciti. Quando mi sono piaciuto anche per delle stanze, non siamo fatti con le pagine da sopra là. Ora hai scritto con il mio sguardo, ho scritto pagine di noi. Ok raga, siamo appena tornati in hotel, è finita la festa, è stata la festa più lunga della mia vita. Siamo che ore sono? Sono le 2:30 raga. E siamo stanchi, veramente tanto. Noi vi salutiamo con questo video, vi mandiamo un grandissimo bacione, speriamo che vi siate divertiti un botto. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate tutti con auguri Aurix. Ciao belli. Auguri a me. Auguri a lei, tantissimi auguri amore.